Ciao ragazzi, bentornati. Allora, dove eravamo rimasti? Ci siamo lasciati alle spalle il Crystal Lake Resort. Adesso ci dirigiamo verso la zona Cottonwood, come cazzo si chiama? Cottonwood Bend, Rifle Ridge, Burt Farm. Allora, qua siamo a Cottonwood Bend. Vabbè, avete capito. Questa è una cittadina che non ha niente di particolare, a parte un supermercato praticamente. Vediamo molto velocemente perché c'è giusto qualche casetta che potrebbe tornare utile, ma a meno che non abbiate bisogno di acqua o cibo. Questa zona purtroppo non c'è molta roba. Vediamo un discreto numero di zombie, ma li schiviamo tutti velocemente. Puntiamo a sinistra verso il Rifle Ridge. Rifle Ridge è un accampamento piccoletto. Boh, andiamo a dare un'occhiata giusto così, anche se nemmeno là si trovano cose troppo interessanti. Eccoci arrivati. Come potete vedere ci sono dei prefabbricati, dei camper, quindi potete immaginare il tipo di oggetti che andremo a trovare. Adesso passiamo anche qua abbastanza in fretta. Kruger. La Kruger è la pistola più brutta del mondo. 7 colpi, ma spara malissimo. Diciamo che va un colpo su 3 e va fuori segno. Visto che mi sto un po' annoiando, voglio fare un po' di casino. Tiriamo un po' di zombie. Tiriamo fuori le armi. Vediamo quelli che possiamo levarci intorno così. Adesso vi do un'altra piccola dimostrazione di quanto bisogna stare attenti e mai sentirsi tranquilli. Adesso vado bello tranquillo con la mia Kruger, questa è la Kruger che abbiamo appena trovato. Tenete sempre sott'occhio i colpi, mi raccomando. Adesso mi arrivano due o tre zombie insieme. Guardate questo. Ecco, mancato. Ah, colpito. Vedete, non si può stare tranquilli perché, soprattutto quando avete i zombie vicini, chi l'avrebbe mai detto che quel colpo non sarebbe andato a buon fine? Ecco, questo sì. Quello da 2 cm no, ovviamente. Maledetti zombie. Per fortuna io ho una bella scorta di cure sempre appresso. Altrimenti sarebbe impossibile riuscire a fare tutto il giro della mappa senza mai morire, sperando di farcela. Chissà che poi non riprenderò una scena di morte. Adesso lasciamoli stare questi. Cazzo. Ecco. Visto, mi ha colpito lo stesso. Mai avvicinarsi troppo.
Sempre meglio scappare in certi casi. Adesso però mi hanno fatto rosicare e li ammazzo tutti. Guarda se li riesco a prendere. No, ma tanto vi fotto. Siete solo degli stupidi zombie. Bene, in questo caso avrei potuto anche lasciarli stare, se non fosse che mi hanno fatto incazzare e mi voglio vendicare. Questa è la 5-7 che parte con verticolpi, è la pistola più divertente di tutte. Questi sono anche bloccati. E che cazzo? Niente, porca miseria, niente, ho sprecato 5 colpi. Maledetti. Vabbè, andiamoci. Come dicevo prima, il mio intento è quello di... Altri due maledetti, non mi fanno parlare. Lasciamoli fuori. Che te pareva? Ebbene, così abbiamo finito i colpi anche di questa, però ce la teniamo perché non ne ho altre in cassaforte, poi magari potrei comprare i colpi, chi lo sa. O trovarli. Dicevo, adesso ci spostiamo verso la Bart Farm, così poi dopo scendiamo verso Campos. E vi faccio vedere questa cazzo di Campos. Il mio intento è quello di fare tutto il giro della mappa senza mai morire, facendovi vedere più o meno tutti i posti e le situazioni che possono succedere da soli, ovviamente su un server privato dove non bisogna preoccuparsi degli altri giocatori, anzi semmai ogni tanto capiterà di incontrarne qualcuno che verrà a girare dei video con noi, a darci una mano, a fare fuori un po' di zombie, a fare un po' di XP. Non posso morire perché ho il military rack, lo zaino da 30 kg e 32 elementi che ho comprato con dei crediti che avevano regalato un po' di tempo fa, e ho solo questo, non l'ho mai avuto e mi sta svoltando la vita completamente. Qua vedete questa Bart Farm, qua si trova in genere qualche pistoletta, qualche Kruger, qualche fucile. Questa non è male come locazione. Bene, finito qua, praticamente siamo pronti per dirigerci a Campos. Farò una piccola pausa in cassaforte, scarico un po' di roba, visto che ho 22 kg, iniziano ad essere un po' tanti, e poi vi faccio vedere Campos. Direi a questo punto nella prossima puntata, forse. Prima di chiudere, vediamo lungo la strada. Ci imbattiamo in un accampamento il cui cartello ci indica la strada, ossia quella opposta. Noi non ci curiamo però e andiamo oltre. Tanto cosa vorrete che ci sia mai qua? Dell'acqua. Oh, un succo. Non male. Un elmetto, vabbè. Ah, niente. Lasciamolo qua. Ce ne ho 1000 di elmetti a casa. Prima o poi li userò. Sto accumulando roba per andare poi in giro nei server pubblici. Spero convincendo qualcuno del server a venire con me, perché da solo è veramente impossibile. Ieri ho fatto una prova, non sono durato 500 metri. È molto molto difficile andare sui server con tanta gente. Impareremo insieme. Vabbè, qua abbiamo trovato qualche zuppa, qualche succo. Io direi che a questo punto ci possiamo salutare. E vado a finire di fare i preparativi per Campos. Statemi bene e ci vediamo alla prossima.